3, nel capitolo secondo della regola bollata, Francesco dà delle brevi indicazioni su come i frati debbano vestire. In questo capitolo nono, egli, per così dire, indica come deve essere vestita la predicazione, come devono essere confezionate le parole da usare nell'annuncio del Vangelo. Così San Francesco, dopo aver cucito un saio per il corpo dei frati, confeziona anche un saio per la loro predicazione. A guardar bene l'istruzione di Francesco, per rimanere nella metafora, il modello del vestito è lo stesso. Come la vita dei frati deve essere rivestita del Vangelo, vissuto in obbedienza, senza nulla di proprio e in castità, così anche la loro predicazione deve seguire queste stesse tracce. Infatti, in questo breve capitolo ritroviamo in filigrana i consigli evangelici, quale attuazione concreta del modo di seguire e servire il Signore. A un primo sguardo potrebbe sfuggire questa lettura, ma il Serafico Padre non fa altro che indicare i tre voti come modalità e forma della predicazione. L'obbedienza. La predicazione è presentata da San Francesco come un ufficio, un mandato, una vocazione che passa attraverso la Chiesa, il Vescovo prima e poi il Ministro della Fraternità. L'annuncio per Francesco e per i frati deve avvenire nella Chiesa, in quanto si tratta di un carisma per l'utilità comune e insieme agli altri carismi deve manifestare l'unità dell'unico corpo di Cristo. A questo aspetto viene dedicata la metà del breve capitolo 9. L'adesione alla Chiesa gerarchica è per San Francesco garanzia di fedeltà al Vangelo, fornisce la validità della missione e la coesione interna della fraternità. La povertà e la castità. Francesco, dopo aver posto il cappuccio dell'obbedienza sul ministero della predicazione, lo cinge con il cingolo della castità e lo riveste del saio della povertà. Le parole dell'annuncio evangelico devono essere infatti ponderate e caste. Le antiche costituzioni cappuccine commentavano così queste parole della regola. Non si addicono parole accurate, ricercate, affettate, ma nude, pure, semplici, umili e chiare, non di meno piene di amore. Per questo si esortano i predicatori a imprimersi Cristo benedetto nel cuore e a dargli possessione pacifica. E sia Lui a parlare in loro, non solo con le parole, ma molto più con le opere. Anche nelle parole sono necessarie quindi l'essenzialità e la sobrietà, sia nel contenuto, di cui Francesco offre una sorta di sommario, i vizi e le virtù, la pena e la gloria, sia nella durata, si raccomanda la brevità. In questo modo si realizza anche un discorso casto. La povertà e la semplicità dell'annuncio, il suo essere proclamato nell'obbedienza alla Chiesa, permettono al predicatore di condurre i fedeli, di indicare loro la via e riducono la grande tentazione di sentirsi padroni della parola più che servi, attenuando il grande rischio di sedurre più che condurre, cioè di portare a sé, di spostare l'attenzione dal Vangelo al suo annunciatore. Come Giovanni il Battista, il frate predicatore è chiamato ad essere voce della parola. La prima è lo strumento, il veicolo, che ha un ruolo temporaneo. La parola, invece, è ciò che deve rimanere nel cuore e nella mente di chi ascolta. Allaude di Cristo. Amen.